Vedi? In Italia ci sono oltre 700.000 immobili spesso pubblici abbandonati e dall'altra parte c'è una generazione, noi giovani, che abbiamo necessità di spazi dove incontrarci, incontrare, confrontarsi, studiare, fare cultura, fare imprese e soprattutto spazi dove poter diventare protagonisti dello sviluppo culturale, sociale, economico, turistico dei nostri territori. Come Regione Lazio abbiamo unito questi due elementi, abbiamo investito 6 milioni di euro e abbiamo chiesto ai comuni, agli enti parco, agli enti pubblici della Regione di candidare i loro migliori immobili abbandonati e di trasformarli in ostelli o centri turistici. Questi immobili sono tutti diversi, questo è un complesso rurale, ci sono ex opifici, ex mattatoi, ex caserme, sono tutti diversi ma sono uniti da un filo rosso che saranno gestiti e torneranno a nuova vita grazie a gruppi di giovani che soprattutto nei piccoli borghi avranno un'opportunità, un motivo in più per scegliere di rimanere dove sono nati e non di scappare all'estero. Sta rubando chi dell'auto? No. Ad oggi in questa struttura lavorano circa 10 ragazzi, tutti quanti del posto, tutti quanti di Trevi nel Lazio, e andiamo un po' a fermare quello spopolamento e quell'evasione che c'è stata negli anni precedenti. Soprattutto diamo la possibilità a questi ragazzi di imparare mestieri che tra l'altro sono stati dimenticati e oggi è sempre più difficile che i giovani si mettano a fare questo tipo di lavoro. Sì, purtroppo realtà come questi piccoli paesi danno poche possibilità a noi giovani, quindi la maggior parte tende a, dopo lo studio, ad andare via dal luogo in cui è cresciuto. Invece questo potrebbe essere un'opportunità, infatti noi abbiamo dato lavoro a tutti i ragazzi del posto, tutti i ragazzi di Trevi, e quindi avranno la possibilità di poter rimanere qua e magari dar voglia anche agli altri di poter restare qui dove siamo cresciuti. E quando mi hanno contattato per venire a dare una mano a cucinare nel paese natale, insomma, sono stato felice e insomma, anche speranzoso, perché conoscendo la realtà locale, venire a dare una mano e contribuire alla crescita locale sicuramente è una delle migliori cose che si può fare per il paese che ti ha cresciuto e che insomma ti ha donato tante cose. Ecco, lo restituiamo con il nostro contributo qui in cucina, sperando di insomma far crescere sempre più. Prima che subito.
Allora, mi sembra sicuramente un'ottima idea, anche perché questo territorio si presta e merita, perché ha dei bellissimi paesaggi, dei bellissimi colori. E poi tutto sommato anche un modo per valorizzare zone del Lazio ancora poco conosciute, e soprattutto il fatto che è un'iniziativa nata dai giovani mi sembra assolutamente interessante da promuovere.